Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qua per continuare la nostra carriera allenatore con il nostro Antonino Croce e il suo Cagliari su FIFA 23. Allora ragazzi, purtroppo abbiamo perso nettamente 6-2 contro il Verona che era ultima in classifica. Dopotutto questo è FIFA e ho già detto tante cose nell'ultimo episodio, quindi vorrei cercare di giocarla in modo rilassato, cercando di non farmi prendere dal nervosismo mentre gioco queste partite su FIFA. Abbiamo da affrontare l'Atletico Madrid che giocherà, come ho detto precedentemente, col sangue agli occhi perché ovviamente deve qualificarsi, deve vincere per forza per sperare nella qualificazione. Abbiamo una squadra stanchissima, sono tutti stanchi. Allora, Bellamura lo facciamo riposare, mettiamo Mason al suo posto, fuori anche Delic, metto Gallardo in questa partita. Bella Kochap lo lascio fuori, metto Yen al suo posto titolare, fuori Tia, metto Altare che avevo fatto riposare. Makuna starà fuori, giocherà Nandez, fuori anche Navarro. Oddio, Navarro lo potrei lasciare, ma voglio riprovare, voglio riportare Chiquinho titolare. Fuori Castrovilli e a questo punto no, metterò Maigret a centrocampo e credo che lascerò, farò una sostituzione importante, cioè che farò giocare Banda da quella parte e Bernabé verrà sostituito da Nandez a centrocampo, quindi un Nandez a centrocampo. Fuori Colombo, metto Gnonto, nonostante sia un po' stanco, in campo, anzi metto Traoré che è da un bel po' che non gioca, Isacco lo lascio lì, fuori anche Radu, metto Cragno in porta, portiamoci in panchina a questo punto, fuori Bernabé che deve riposare, credo che mi porterò. Non ho una grande scelta in panchina, sicuramente Navarro e credo che lascerò anche fuori Battaglia, nonostante me l'abbiano messo lì. Credo che in panchina possa andare Semeneio, che tenerci due attaccanti potrebbe essere utile, e Makuna invece può anche lasciarci. Credo che porterò in panchina a questo punto Marchetti in Champions, anche perché Marchetti non che sia tanto, dovrebbe andare via, non credo di farlo giocare, ma almeno ce lo portiamo per sicurezza nostra, quindi ce la giochiamo così. Ce la giochiamo così, ragazzi, e affrontiamo sicuramente una partita difficile, andiamo alla conferenza stampa. Il Thanks for nostro waiting. We're now ready Antonino to take your Croce. questions. Mason ha dimostrato di essere in forma ultimamente, giocherà titolare, credo di sì. Turnover, niente di personale, cambio di tattica, ma mettiamo turnover. Ok, l'Atletico Madrid ha stravinto l'ultimo scontro diretto, sarà l'occasione di rivincita. Abbiamo il dovere di provarci. In realtà abbiamo perso 4-0 all'andata su 4 gol, abbiamo subito 3 rigori. Allora, ci saranno delle novità. Alcuni giocatori non hanno reso abbastanza. Roma non è stata costruita in un giorno. Bene così. Conferenza stampa fatta. Andiamoci a giocare questa prima sfida importante. I colori credo vadano bene. E ragazzi, qui noi siamo già qualificati, quindi in realtà ci va bene anche perdere, però se dovessimo prenderci la rivincita contro l'Atletico Madrid non sarebbe male. Ci siamo ragazzi, inizia la sfida, la rivincita contro l'Atletico Madrid. È un Bernabé, non c'è Castrovilli. Ci sono tante assenze e l'Atletico Madrid ci ha nettamente sconfitto all'andata per 4-0. Cos'è fondamentale? È fondamentale lasciare meno punti possibili per strada. Ok, bel recupero. Cerchiamo di uscirne.
Questa è la formazione iniziale. Attenzione perché Isacco se ne va. Oblak a guardia della porta. Isacco si è fatto intuire tutto. Beh, attenzione, mamma mia. Maigret ha tentato il recupero male. Guadagna metri il giocatore dell'Atletico. E qua riescono a passare. Carrasco. Mamma mia, però c'è Santo Cranio in porta. Radu, ragazzi, probabilmente lo manderemo via, perché onestamente ha preso 6 gol dal Verona. Tiro murato. E vedete come l'Atletico Madrid è ultra offensivo. E vabbè, dai, guarda lì che palla. Cioè, Fabian Ruiz. Occhio Osimhen. Mamma mia, bravo Altave. Meno male che non ha dato vigore. Che qua purtroppo dobbiamo sempre stare attenti che ci diano i calci di vigore. Niente, Traoré è ovviamente il solito. Anche Traoré, ragazzi, molto probabilmente lo manderemo via. In termini di classifica, Pier. E la cosa è sicuramente un vantaggio, perché possono scendere in campo mentalmente liberi. Anche Traoré non è stato all'altezza. Occhio qui del Fardò qui, qua bravo, bello intervento, attenzione, tenendo conto, attenzione a Traoré, Traoré, allora, dalla prima però questa palla Traoré, dalla prima, sì, credo che Traoré lo metteremo in vendita, capisce tutto, intercetta palla, qua intanto siamo riusciti a darla a Traoré che ovviamente non ci arriva neanche e stiamo subendo. Ovviamente l'Atletico, attenzione qui perché se ne va. Pericolo. Mamma mia. Portiere che si oppone senza problemi a questa conclusione. Bella questa palla per Hernández, attenzione se ne va. Occhio al tiro. Hernández ci ha portato in vantaggio. Alla prima occasione il nostro Hernández che gioca a centrocampo in questa partita. Questo replay del gol. Hanno segnato nel momento più difficile forse. La messa dentro. Il gol dell'1-0 che possa essere davvero la rivincita del Cagliari in Champions contro l'Atletico. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. È tutto relativo ovviamente. Dipende dai calci di vigore che ci daranno o da come il gioco ci farà. Ecco per Müller. L'Atletico Madrid è molto positivo. Guarda lì come è passata quella palla. Bravo Yen. Palla per Osimhen. Vabbè. E c'è il gol che rimette le cose a posto. E come avete visto è durato pochissimo il vantaggio. Alla prima azione Yen qui pressato. Il loro comodo in area senza che nessuno li disturbasse. Questo è un atteggiamento che denota una scarsa concentrazione. Hanno pareggiato dunque 1-1. Perché alta così che questo non ci avvia neanche con i piedi, figuriamoci con posizione invitante. Sceglie il tocco corto. Tutti chiusi qua quelli dell'Atletico. I tifosi vogliono che svela per la porta. Efficace il Cicchinio ha perso una palla dove c'è un gol del Max del Bayern. Andiamo in studio. Prima rete del niente, questo resiste anche Hernández. Il marcatore è il senegalese dal cuore d'oro Sadio Mané. Conclusione precisa che non ha lasciato alcuna possibilità al portiere. Si sblocca dunque il match 1-0. 40 e attenzione perché l'Atletico, mamma mia, malamente da buona posizione. Atletico pericoloso e da lì doveva sfondare la porta. E intanto finisce il primo tempo, va bene così, va bene così. Non farò cambi per adesso. Il pareggio ci va anche bene, tutto sommato. Cerchiamo di tenerla con questo risultato. No, Yen, non mi fai altri errori per piacere. Perché
c'è un gol nel match del Bayern. Andiamo subito in diretta. È arrivata la seconda rete. Niente, trova è proprio inesistente. Sta per uscire. Al minuto 47. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Mamma mia, qua ha tentato. Che sventa la rete. Abbiamo tentato. Allora, faccio uscire Traoré, perché onestamente è una cosa incredibile. Quindi fuori Traoré, metto in campo Gnonto, perché veramente Traoré è inguardabile. Quando si mette che sbaglia tutte le palle, sicuramente andrà sul mercato, ragazzi. È stato un errore acquistarlo. Avremmo puntato subito su Gnonto. Cross troppo corto, recupera la difesa. E per... niente, qua addirittura bravo in qualche modo, però l'Atletico sta attaccando nuovamente. Vabbè, però com'è passato, ma dai. Io ho apprezzato in particolare l'idea che hanno i due tecnici di un calcio votato all'attacco. Si mette sulla traiettoria che si era fatta molto complicata. E attenzione, perché cerchiamo di bello scambio, attenzione Banda. Efficace il giro palla del Cagliari. No, errore, brutto errore ancora di passaggi. Per fortuna sbagliano anche loro. Però se qualcuno si muove, si alza la bandierina. Cioè, l'ultimo difensore. Facciamo uscire anche Banda, perché è veramente impressionante. Facciamo uscire anche Banda. E mettiamo Alvarado. Sì, mettiamo Alvarado, che onestamente Banda ha dato un passaggio. Cioè, come fai a dare un passaggio quando ce l'hai a fianco? C'è un cambio nel Cagliari. Stiamo pareggiando, però ripeto, non è una partita facile. Fermata l'azione dell'Atletico. Se siamo usciti bene qui, però anche tu Nandez stai perdendo un po' di colpi. Stiamo perdendo un po' di colpi. Guarda lì che è andato a pescare. Occasione per il vantaggio. Niente, è arrivato il gol. È arrivato il gol. Niente ragazzi, questo è uno squadrone, cioè guardate lì. Altare. Qui Cagno non è uscito. Qua Isacco perde subito palla. Tutto è nato da un errore di Nandez. Madison. Mamma mia, qua che occasione. Come vedete, siamo pressati. Almeno prendere la porta. No, ma perché? Perché ce l'hai di là? Ce l'hai di là? Fuori gioco, niente. Neanche fuori gioco. Ah, meno male. C'è tutta la delusione sul suo volto, stava già festeggiando. Cioè, io non lo so perché danno questi passaggi. Gran palla in mezzo. Gnonto fermato. Facciamo un'altra sostituzione, ormai la partita è persa, non c'è nulla da fare anche questa. Facciamo entrare Rodriguez al posto, sì. E per adesso non facciamo altri cambi. Non è che possiamo cambiare chissà quanti giocatori. Si affidano a forze fresche. Chance importante dalla bandierina. I tifosi ci credono, aumentano l'intensità. Ci hanno rimontato la partita. Sembra quasi che vogliono spingere loro la palla in rete. Allontana e fa respirare la difesa. Ma perché? Perché? Io non capisco. Occhio perché c'è un gol nel match del Bayern. Andiamo subito in diretta. Passaggio così. 3-2 il risultato. Come si fa? 82. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Comoda uscita. Non è fallo, arbitro? Non è fallo, carica sul portiere quello? Che regolamento segue FIFA? Hanno campo, possono far male con la ripartenza. No, incredibile. Carlos Rodriguez.
E vabbè, dai. Anche Nyonto che sbaglia certi passaggi. Proprio non siamo in vena. L'extra time sarà di 2 minuti. Seconda sconfitta consecutiva. Guarda Abraham. lì che cosa mi fanno. Gagliardo, perché stai là? Occhio perché questo può essere il pallone giusto. Rigore. L'arbitro ha fischiato fallo contro l'Atletico, vediamo se Ah, c'è meno male. Pensavo che era provvedimento. rigore per contro di noi. Non c'è più tempo, Niente arbitro, la ragazzi, squadra è l'abbiamo in svantaggio. persa. Abbiamo persa. L'Atletico Madrid ancora una Sì, volta l'Atletico ci ha che... battuto. Niente rivincita. Potevamo farcela. Però ci ha battuto almeno senza subire rigori. Però il Bayern Monaco ha vinto. Quindi sostanzialmente l'Atletico Madrid per fortuna dovrebbe essere fuori dalla Champions. E questo è un buon risultato per noi. Can I ask you a couple of questions? Match combattuto. Secondo lei cosa non ha funzionato? È tutta colpa mia. Due partite e nessuna vittoria per la squadra Cagliari, chiede la formazione Atletico Madrid. Ci rifaremo, non è detto. Il Cagliari non è riuscito a trovare il pareggio dopo essere passata in svantaggio. Come giudica la vostra partita? Non siamo riusciti a giocare il nostro calcio. Tutto qui. Thanks. Niente, ragazzi, purtroppo l'abbiamo persa. E naturalmente ci sta. Intanto posta in arrivo, vediamo un po'. Stop alle trattative. Ok, non ha trovato ancora l'accordo Marchetti. Intanto partita spostata e abbiamo avuto un bel premio in denaro per la Champions, ragazzi. Ok, Megrì ha raggiunto i livelli fisici massimi. Chat giocatore Rodriguez, se non decidi di mandarmi in campo, io spesso devo considerare di pensare al mio futuro. Il tuo posto in squadra non è a rischio, stai tranquillo. Allora, mister, ci sono rimasto molto male per non aver giocato. Sa quanto ci tengo ad aiutare la squadra nelle partite che contano. Pensavo di poter fare un po' di turnover per sistemarmi in vista delle sfide più importanti. Rimettiti in forma, va. Rimettiti in forma. Stai tranquillo, bella Kochap. Tanto andiamo alla prossima partita. Siamo tornati al campionato. Affronteremo il Sassuolo. E perderemo anche questa, ce ne sono sicuro. Sassuolo, vediamo un po' in che posizione è. È quindicesima. Noi siamo quinti. E sarà un'altra partita tosta. Vediamo un po' di fare la formazione. Allora, lascerei fuori Yen. Metto bella Kochap nuovamente titolare insieme ad Altare. Diciamo che Mura lo farei anche giocare. Ma per il momento lascio Mason titolare. Quindi sulla fascia destra metto Makuna. Nandez, a posto di Nandez ripresento ovviamente Bernabé, fuori anche Megri, e metto Castrovilli titolare, Chiquinho lascio lì, e Traoré no, metto Gnonto, ormai Gnonto è il nostro attaccante titolare. In panchina Rodriguez, Navarro, Alvarado, Rado e Traoré vanno bene, e lascerei fuori Marchetti e mi porto Nandez ovviamente in panchina, torna anche Megri in panchina e andrà fuori Semeneio. Questa sarà la nostra formazione per la sfida contro il Sassuolo, ragazzi, andiamo subito a giocarla. Sarà una sfida importante e qui bisogna vincere, bisogna tornare alla vittoria in campionato. Giocheremo tra l'altro sulla neve. Battere il cuore a milioni Ci di siamo, spettatori tutto come ragazzi, sempre in giochiamo diretta sulla qui su neve. Rubens Prima partita sulla neve di amici quest'anno. all'ascolto un saluto da Piero Gibardo e Lelia E Dagni qui affrontiamo attenti a ovviamente ritardarci altri 90 minuti di emozioni non staccatevi dal Sassuolo. divano Sarà una partita e a proposito difficile. Sassuolo Guarda che oggi sembra promettere uno spettacolo niente male le squadre sono pronte l'atmosfera in campo sprizza energia da ogni ciuffo d'erba comunque vada le emozioni sono assicurate Qua siamo ottima stati difesa fermati, attenzione, non è facile giocare qua sulla neve. Qua per poco non recupera la palla Mason. avanza palla al piede Altare ti pan. hanno difeso bene qui il tecnico può essere davvero soddisfatto Cosa hanno difeso bene che l'abbiamo persa la palla? crossa forte verso il centro intervento di ordinaria amministrazione qui per il portiere qui ha provato l'effetto sorpresa tentativo direi irrivedibile Posizione irregolare che non è sfuggita Ok, all'assistente e non intanto era c'è un facile. cartellino giallo. Per Gioco fortuna è fermo, arrivato gioco i degli giocatori del equipaggiati. Sassuolo. Nell'intervento di prima c'è il giallo. Niente, lui non ci arriva. Possesso palla interrotto.
Punta la porta. Intervento perfetto al momento giusto. Ospiti che guidano. Sono molto fallosi questi del. Nessuno ha segnato più di loro in campionato. Ospiti capaci. Attenzione, se ne va. No, Gnonto, che occasione. Certo, avrebbe preso un'altra piega se avesse segnato. Che occasione che ha sprecato Gnonto. Almeno abbiamo fatto un tiro in porta, però. Palla gol importante. Mamma mia qua, che occasione. Ha anticipato il nostro giocatore. E qua abbiamo davvero rischiato di. Si guarda attorno. Efficace il giro palla del Cagliari. Niente. Finisce qui il possesso del. Perché parli? Perché parli? Che stanno andando in contropiede adesso. Ci sono metri per andare. Ottimo recupero. No, Gnonto, perché cavolo. Un passaggio dovevi fare se andava da solo. Si affacciano nella tre quarti. Se la cavano, possono tirare un. Bravo qui Mason. Occhio al pressing. Bello questo scambio con Mason che se ne va. Carica il tiro. Mamma mia, golazzo ragazzi, da fuori aria. Grande Bernabé che torna, lui che ci è mancato in Champions. E fa un capolavoro di gol. Questo gol merita di essere rivisto. Per farvi gol, ragazzi, da fuori aria. C'è tutto in è un grande gol di Bernabé. Che sta segnando davvero tantissimo. E siamo passati in vantaggio. Questo è positivo per una partita che, ripeto, FIFA può farci perdere da un momento all'altro. Ecco, grande tempestività qua. Di questo intervento. Abbiamo perso già palla. Castrovilli, se corri, magari. Bravo, Altare. Una delle poche volte. Vabbè, Castrovilli. Se ci sei, batti un colpo. Bernabé non si gira come, come dovrebbe. E qua vuol dire che FIFA sta iniziando. FIFA ha iniziato a far vedere. Ha fatto tornare il Sassuolo. Ha aumentato le caratteristiche del Sassuolo. E ovviamente abbiamo subito già il gol. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol dell'1-1. Efficace il giro palla del Cagliari. Giriamo palla, ma non concludiamo niente. Cioè, siamo tutti là in difendere. Niente, finito il primo tempo, ragazzi. Il Sassuolo ci ha piegato pochissimo. La Fiorentina intanto sta battendo l'Inter. E io non faccio cambi per adesso. Proverei ad andare un pochino più offensivo. Perché onestamente abbiamo subito un gol incredibile ancora una volta. Guardala come ti fanno i dribbling. Ottima occasione. Occhio. Contrasto, ma attenzione ancora all'attaccante. E dai, tira Isaku. Stai facendo finte in aria. Tre giocatori. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Vediamo se è fuori gioco. Nuovamente a condurre. Ok ragazzi, non è fuori gioco, mi aspettavo fuori gioco, invece è gol. E l'ha messa dentro credo Gnonto.
se non vedo male. Sì, è Gnonto che l'ha messa dentro. Mamma mia, per fortuna la segna lui. Torniamo un po' sull'equilibrato. Siamo tornati in vantaggio, però ripeto, la partita non è proprio facile. Un po' perché non si capisce nulla. Fa il pallone. Ovviamente lì la palla è rimasta a lui e si fa anche saltare. Prova ad andare. Cragno. Meno male che è una chiavica di giocatore, che sennò. Stanno mostrando parecchie difficoltà in fase di impostazione, Pier. La manovra è poco fluida, non riescono a liberarsi bene per concludere la rete. Serve un cambio di passo se vogliono creare problemi alla difesa. Attenzione qua, perché se ne va Isacco. Carica il tiro, palla respinta. Mamma mia, che tiro di Bernabé, ha provato. Purtroppo. Buona lettura con rinvio lungo. C'è fallo? Meno male che ce lo fischia. Si ripartirà con un calcio di punizione. Si perfeziona la sostituzione per il Sassuolo. E vabbè, però dai, di una lentezza incredibile. Tanto ci fischiano anche una punizione quando è andato sul pallone. Due tecnici che fanno giocare bene le loro squadre. Giocatori. Allora, tenete conto, ragazzi. Credo che chi ha giocato a FIFA lo sappia. Non vedo l'ora. La differenza nel giocare. Gran palla. Bella questa palla, grandissima. E la mette dentro. Attenzione, Gnonto. E questa volta forse la portiamo a casa con una doppietta di Gnonto che ribalta il risultato. Perlomeno ci mette sulla tranquillità. Il filtrante dal quale è scaturito il gol. E qua se è andato e attivato molto bene. Lo ha fatto secco con un preciso tocco d'interno. Gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Siamo su 3-1, faremo un po' di cambi adesso per far riposare un po' di giocatori. Dicevo, la differenza per chi ha giocato FIFA, credo che lo sappia, praticamente sì, i giocatori slittano in campo. Questa è la differenza di quando si gioca sulla neve. E intanto attacca il Sassuolo. Non dobbiamo stare assolutamente. Bravo Altave. E niente. Isacco, Dalla, bravo. Bella, attenzione. Può essere pericoloso. E la mette anche Isacco. Isacco. L'ha messa dentro anche lui. Siamo sul 4-1, ragazzi. E ci voleva, dopo la mala sconfitta contro il Verona, battere il Sassuolo. Insomma, allora facciamo un po' di cambi, perché non abbiamo fatti nessuno. Allora, direi di far riposare Bernabé. Metto Maigret in campo. Fuori Isacco, metto Rodriguez, faccio uscire anche Cicchinho, metto Alvarado in campo da quella parte e credo che farò uscire anche Makuna mettendo in campo Navarro da quella parte. Lo proviamo a destra. Dicevo, lo proviamo a destra il nostro Navarro. Poi faremo uscire anche Gnonto. E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. E ragazzi, il risultato non è male. Bravo qui. Bravo anche Cragno. Manca poco al segnale. Qua Maigret sbagliato il passaggio. Attenzione perché attacca il Sassuolo. Hanno dominato letteralmente. Bravissimo, bella Kocap. Vediamo se possiamo fare un altro cambio. Facciamo riposare Gnonto e faccio giocare Traoré. Quindi rimettiamo in campo Traoré in questi ultimi minuti. Oggi contro di loro credo che sarebbe stato difficile per chiunque portare a casa un risultato positivo. Calcio d'angolo senza conseguenze. Intervento fondamentale. Attenzione qua. Occhio al contropiede. Bellissima palla. Non è fuori gioco. Se ne va Alvarado. A rientrare di partenza che può essere pericolosa.
Mamma mia che azione, Alvarado la mette dentro. Scusate, allora Alvarado la mette dentro. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Situazione di 2 contro 1 che ha poi permesso di infilare il portiere. È lasciato troppo solo nella circostanza. Cinque a 1 ragazzi, un risultato quasi tennistico. Ma c'è da dire che almeno sul dopo una sconfitta contro il Verona ci stava. Pallone che viene recuperato. Non fischia il fallo, ma c'è il vantaggio. Carlos Rodriguez. Attenzione qua perché potrebbe fuori gioco. Un tocco verticale, ma è tutto fermo per fuori gioco. Doveva attendere. Va bene così, la partita ormai è finita, ragazzi. L'abbiamo portata a casa. Palla recuperata, attenzione. Gran palla per attenzione, Trovea, l'occasione di redimersi, attenzione. E anche Trove che la mette dentro, anche lui. C'è spazio anche per lui, ragazzi. E dopo il 6-2 subito contro il Verona, ne abbiamo fatti 6 al Sassuolo, incredibile. E rivediamo ancora il gol. 6 al Sassuolo, grande assist di Rodriguez, bravo Trove che almeno lì la mette dentro. 6-1 casa del Sassuolo. Grande vittoria. Diciamo che ce l'aspettavamo, Pier. Questa vittoria è importante per cercare di rimontare in campionato, visto che ce ne vuole ancora prima della fine, quindi nonostante le sconfitte possiamo ancora riuscirci a lottare per il campionato. E quindi intanto intervista, ok, Gnonto è stato protagonista con una doppietta, Gnonto è stato straordinario, cosa possiamo dire su lui? Ci aspettava un match più equilibrato oggi, anche lei dello stesso avviso? Non c'è stata partita, tutto qui. Una vittoria agevole con 6 gol segnati. Crede che sarebbe potuto finire diversamente oggi. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Grazie, c'è niente ancora da fare. Bisogna pedalare per recuperare. Vediamo un po' la classifica. Allora, siamo attualmente terzi. E da quello che vedo, a pari partita con le altre. Perché la Roma è purtroppo a 6 lunghezze, continua a vincere. Non ricordo se noi abbiamo già giocato contro la Roma. Abbiamo agguantato l'Atalanta, e questo è positivo. Il Napoli è sotto di noi, quindi a 2 lunghezze. E c'è la Juventus che ha 5 punti più di noi, e noi la Juventus l'abbiamo battuta, se non sbaglio. Quindi abbiamo uno scontro diretto positivo, quindi inizia a delinearsi un po' questa fascia di classifica. Io direi di avanzare alla prossima sfida, perché abbiamo il Milan, ragazzi, abbiamo il Milan. Credo che l'anno scorso ci abbia battuto nella scorsa stagione 2 volte. Tanto offerta per il prestito di Altare, prestito breve da parte del Torino, cioè il Torino ci chiede Altare in prestito, cioè con qualche allora rifiutiamo, perché Altare al momento non se ne va dalla nostra squadra, non ci abbandona, anche perché è vero che arriverà un nuovo difensore centrale, però nel prossimo episodio ci toccano Milan e Udinese, ragazzi, ognuna differenza molto vicina. Ok, ci sono dei giovani. Vediamo un po' chi ci porta. Fabian Cardenas. Ok. Sebastian Velasco. Su di lui possiamo anche rimuoverlo. Non ha un grande overall. Questo giocatore mi sembra che non possiamo più prenderlo. Questo sarebbe stato utile. Santi Sanz. No. Ramiro Maresca. Non lo vedo granché. Joaquin Romero, questo non sarebbe male, c'ha un 61-81 ed è un portiere, ma ne abbiamo già troppi di portieri. Gustavo Herrera, questo non sembra male, e questo ce lo portiamo a casa, ragazzi, c'ha 16 anni, sembra un buon giocatore. Ander Cortés, anche questo non è male, ce lo portiamo a casa.
Nacho Santos, direi anche di noccia, ha 15 anni, non ha un grande overall, e va bene così. Quindi abbiamo preso alcuni giovani, li vedremo nel prossimo episodio. Abbiamo la sfida contro il Milan, ragazzi, una sfida importante in classifica. Vedo già che il Napoli ci ha scavalcato di vincendo, quindi ci ha scavalcato di un punto. E niente, l'Inter credo che abbia perso perché ha una partita in più. E niente, inizia l'obiettivo dopo le qualificazioni alla fase finale della Champions, l'obiettivo di raggiungere e di vincere lo scudetto per il Cagliari. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per supportarlo. Seguitemi anche sulla pagina Instagram, sul canale Twitch e la pagina Facebook. Troverete il link in descrizione. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di FIFA 23 con la carriera allenatore del nostro Antonino Croce e il suo Cagliari. Alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti!